Italia. 393-9678-691. Ed anche quest'anno l'iscrizione è completamente gratuita. Riceviamo le candidature su settevanis.gq. Ragazze, vi stiamo aspettando. Ciao a tutti amici di Sette Va, oggi mi trovo a Tortoreto presso il ristorante La Fenice e possiamo dire buon compleanno Ago e a tutta La Fenice. Allora, un anno è passato e volato via e siamo ancora qui insieme tutti quanti a festeggiare, giusto Ago? Giustissimo, un anno passa velocemente. Dobbiamo ringraziare i nostri clienti che ci hanno permesso di fare tutto questo per arrivare qui al primo marzo. Dobbiamo ringraziare un po' tutti l'impegno anche da parte nostra, anche con, possiamo anche dirlo, tanti svariati errori, ma comunque si sa che appena si inizia qualcosa si deve sempre limare. Speriamo di dare sempre il meglio di noi stessi, di accontentare tutti anche se non si può. E per arrivare a festeggiare il secondo anno insieme a voi tutti e con qualche persona in più anche. Benissimo, e dopo aver ascoltato il nostro Ago passiamo la parola a tutto lo staff della Fenice. Diciamo che ha detto tutto lui, quindi che cosa posso ripetere io? Niente, dico solo abbiate fiducia in noi e noi cercheremo sempre di fare il nostro meglio. Grazie a tutti. Okay. Allora, è già stato detto dai primi due che mi hanno preceduto. No, grazie a Dio è stato un bell'anno sudato, c'è molta passione e questa passione vogliamo trasmetterla ai nostri clienti. Siete benvenuti alla Fenice. Allora, un ringraziamento va comunque ai nostri dipendenti che comunque ci supportano in continuazione tutti i giorni. Cerchiamo di fare sempre il meglio e speriamo di riuscirci e di migliorarci giorno per giorno. Quindi veniteci a trovare, provate la nostra cucina e vi auguriamo di trovarvi bene in questo locale. Adesso è il momento di gustarci il pezzo forte della giornata, la torta, quindi golosità e bontà. A presto e per ora è tutto dalla Fenice. It's a nice girl.
avamposto di Sanremo Doc con Danilo Daita e naturalmente conferenza stampa, perché ormai siamo ai nastri di partenza di questa nuova stagione. Sì, intanto abbiamo finito Sanremo Doc, 15ª edizione a Sanremo, che quest'anno è stata straordinaria, quantomeno per un ospite internazionale che è stato con noi in esclusiva, che è Katia Ricciarelli, che ha avuto la bontà di duettare con i nostri ragazzi. No? È una voce di spessore davvero internazionale, poi di musica colta, se così si può dire, che però ha amato cimentarsi con il panorama ultraleggero, direi, degli esordienti, quindi veramente grande sportività, però c'è il tuo zampino, naturalmente sei riuscito tu a convincerla. È stato un grande regalo che ci ha fatto Katia, io non smetterò mai di ringraziarla, ci ha dato quell'internazionalità che mancava al nostro programma, nonostante è un programma comunque seguito ovunque, e già con il fatto di chiamarsi Sanremo comunque si vende da solo, quindi il comune di Sanremo sta facendo adesso grandi storie per evitare a tutti di usare il nome Sanremo, ma con noi non ce la può fare perché ci siamo da 20 anni, quindi, e sulla mia carta d'identità c'è ancora scritto residente Sanremo. Poi guarda, ci è venuto a trovare il presidente del premio Iso Pazzo dedicato a Pino Daniele, che è uno dei concorsi più importanti a livello internazionale, e poi ti farò parlare. Concorso che vede tra le altre cose la presenza di grandi produttori, direttori di orchestra come Adriano Pennino, Michele Torpedine, che in questo momento è il Deus Ex Machina del volo, ma è colui che ha creato Zucchero, e Andrea Bocelli, per dirne due. Quindi, però io vorrei che Francesco Catenacci, meglio noto come Kigo, venisse con noi a Sanremo l'anno prossimo. Ci stiamo tentando da anni. Ci stiamo provando, sono in diversi a provarci, tu sei uno di quelli che ci prova più seriamente. Forse sarò corrotto, come sempre dico a tutti, nella Liguria conosco tutte quante le bellissime località, però non sono mai stato in Liguria, anche se 3-4 volte all'anno per diversi anni, ma mai in periodo sanremese. È una grave pecca, dai, perché sono l'unico dell'ambiente a poter dire questa cosa qua. È una rarità anche quella. È una settimana assolutamente unica. Bisogna starci per capire qual è l'aria che gira intorno al festival, perché il vero festival non è neanche tanto veramente quello dell'Ariston, ma è tutto quello che ruota intorno, più di 1000 televisioni accreditate, e più di 1500 giornalisti, tutte le radio possibili e immaginabili, anche quelle immaginarie. C'è una radio che si chiama veramente Radio Immaginaria, quindi è veramente qualcosa di fuori dal normale. Come era prevedibile, abbiamo aperto 12.000 parentesi, tornando un attimino a Sanremo Doc, senza voler anticipare troppo della conferenza stampa, senza voler rovinare, poi sicuramente avremo qualche insert che Igno Calò della regia ci manderà, però insomma la novità di quest'anno è un po' il leitmotiv in generale di questa manifestazione. La novità di quest'anno sono stati i duetti che riproporremo nella 16ª edizione che presentiamo stasera, ma ti do in anteprima quale sarà il format su cui vogliamo puntare veramente l'anno prossimo, che è la musica familiare. Allora, noi lanceremo un nuovo format che si chiama Io, Mamma e Tu, nel senso che faremo esibire da noi, con il Big, i componenti della stessa famiglia, quindi fratello e sorella, papà e figlio, mamma e figlia, o viceversa, insomma due componenti della stessa famiglia, per creare questo Io, Mamma e Tu. Vabbè, un'altra novità, come sempre ne sei una più del diavolo, e non ci resta allora che vedere ciò che ci dirai in più in conferenza stampa. Danilo Daita, grazie. Grazie a voi, Kiko, io te lo dico davanti alle telecamere, ti aspetto a Sanremo. Ed eccomi con Enzo Longobardi e Valerio Gridelli, due grossi nomi della musica italiana, e non potevamo che incontrarli qui in Sanremo Doc, grazie all'amico comune che abbiamo, Danilo Daita. Però insomma, pelle d'oca davvero, perché stiamo parlando di Iso Pazzo, è qualcosa che ricorda Pino Daniele, un premio in sua memoria. Non poteva che chiamarsi così, no? Questa passione per il blues e per la follia musicale. Guarda, noi di Soppazzo abbiamo subito avuto una forte sinergia con il nostro amico Daita,
siamo stati a Sanremo, gli abbiamo consegnato la statuetta del premio e in più stiamo collaborando per creare un concorso molto più forte, con un buon diciamo accordo in cui i nostri ragazzi arriveranno a Sanremo Doc. Già quest'anno i vincitori ci sono stati, i suoi ragazzi verranno a Il Suo Pazzo. Comunque ti lascio a Valerio Gridelli che ti illustrerà un po' cos'è in questo momento il nostro concorso. Ecco Valerio. Sì, allora Il Suo Pazzo è arrivato alla quinta edizione, un premio musicale internazionale perché ospitiamo anche artisti da molti altri paesi europei e non solo. Quest'anno l'edizione numero 5 è un'edizione particolarmente ricca, vedrà un percorso di 9 mesi dalle prime audizioni, sono più di 50 le città italiane che ospiteranno le nostre audizioni per arrivare poi a delle semifinali macro regionali, quindi ce ne saranno 5 in tutta Italia, per poi arrivare alle finali nazionali. Quest'anno si terranno a Isola del Liri in provincia di Frosinone, città della musica, dal 2 al 5 luglio. Il 5 luglio sarà la finalissima ed è diciamo l'evento più importante perché ospiteremo tanti artisti importanti del panorama musicale italiano. La presentazione della serata è affidata a Gio Squillo, ci saranno le riprese di Rete 4 Mediaset, canale Mediaset La 5, Sky, TGcom 24, con i nostri migliori talenti che si sfideranno per vincere questo ambitissimo premio che dà un valore commerciale di 30.000 euro. Quindi una bellissima esperienza per tutti i ragazzi con delle prospettive concrete e delle opportunità concrete di crescita professionale. Quest'anno abbiamo poi una novità che come dire, ci impreziosisce ancora di più la nostra manifestazione, che è quella di Maria Grazia Cucinotta, la celebre attrice che è la nostra madrina di quest'anno e sarà compatibilmente con i suoi impegni, sarà ospite d'onore alla nostra finalissima di Isola del Liri del 5 luglio. Allora, tutti i grossi nomi conosciuti a chi è dell'ambiente, magari proprio tutti non li conoscono perché sono i cosiddetti che hanno le mani in pasta, che stanno dietro le quinte, però che muovono, che ne so, ne parlavamo prima, il concerto in Vaticano per Sua Santità Adriano Pennino, piuttosto che il management, gli scopritori, i lanciatori del volo e chi più ne ha più ne metta. Abbiamo detto dei nomi così che sembravano la rinfusa, però abbiamo toccato veramente i vertici di coloro che hanno... Stop, sicuramente. Cioè, quando parliamo di Michele Torpede, ne parliamo di un uomo che ha venduto 32 milioni di dischi con i suoi artisti, partendo da Gino Paoli e andando avanti fino a Zucchero, fino a Bocelli, adesso con Il Volo. E in questo momento c'è un suo libro che sta andando molto bene, dove lui parla appunto del suo rapporto con questi artisti. Va bene, io vi ringrazio, vi lascio andare perché siete richiestissimi da tutti e alla prossima, ciao! Continuano i nostri incontri qui alla Furnacelle e naturalmente in molti hanno capito che il protagonista è Danilo, altri che è la musica. Abbiamo però in comune il sottoscritto Danilo e te qualcosa, perché il cappello, quindi eccoci qua con Adriano Dovidio che fa gli onori di casa, davvero in gran classe, qui parliamo di grande qualità, un super chef e un direttore che dirige con amore il suo proprio locale. Salve, buonasera. Allora, è un evento sinceramente per me che continua, ormai sono diversi anni che sono lì nel Festival di Sanremo e cerco di portare sempre i nostri prodotti tipici abruzzesi e questo mi fa onore e piacere. Cerchiamo sempre di fare la nostra diciamo, pubblicità per la nostra regione, è la cosa molto importante. Io ringrazio sempre Leonardo che ci vuole sempre tutti gli anni lì in occasione del festival e per me e il mio staff è importante. Quest'anno siamo stati 5 chef qui abruzzesi che ognuno di noi ha portato i nostri prodotti tipici abruzzesi. E sinceramente quest'anno è stato un anno differente dagli altri anni perché abbiamo avuto l'occasione di fare la serata di gara con la Ricciarelli e è stata una serata molto importante perché abbiamo dimostrato con i nostri piatti tipici, con la nostra semplicità e a far godere del palato di tutti i nostri prodotti. Che cos'è che ha avuto spicco in particolare tra le tante pietanze? Perché vabbè, quando arriva l'Abruzzo già tutti sanno che si parla di buona tavola, no?
Guardi, sinceramente quest'anno ho portato le polpette nostre, le classiche pallotte che ci uova. Abbiamo portato la chitarrina a sugo di agnello e giustamente abbiamo portato nell'imboschetta e poi come dolce tipico è sempre il boccanotto è diciamo il nostro cavallo di battaglia e il boccanotto è veramente un dolce che piace a tutti e viene prodotto qui a Castelfrentano e è un dolce che piace a tutti non so perché. Varie interpretazioni per il ripieno, ma il ripieno originale è fatto come quello del boccanotto autentico? Guardi, allora io dico sempre, il nostro territorio è a molti prodotti nostrani, quindi non dobbiamo cambiare mai le nostre tradizioni culinarie. Il vero boccanotto è cioccolato, mandorle e basta. Benissimo, e con questa chiosa che era più che necessaria ringraziamo Adriano Dovidio e davvero molti complimenti a questa super cucina. Io vi ringrazio a tutti e spero che anche l'anno prossimo siamo lì come chef abruzzesi e piacere cucina a Sanremo. Grazie a voi. Ragazze, vi stiamo aspettando. È aperta la nuova stagione di Venere d'Italia. Eccoci in un altro angolo della Furnacelle, siamo con Marco Tatasciore della Deco, un'importante selezione che avviene giorno per i prodotti che finiscono prima sui vostri scaffali e poi sulla nostra tavola, ma anche nella cambusa delle spedizioni della delegazione abruzzese in quel di Sanremo. Sì, esattamente, noi cerchiamo di dare il nostro contributo puntando sempre sulla qualità del prodotto e sulla soddisfazione quindi del cliente. È un nostro punto di forza e quindi cerchiamo di fare sempre il nostro meglio per questo. È importante infatti il grande logo delle grandi marche, ma anche l'approvvigionamento verso il quasi chilometro zero, dove c'è una qualità anche di tradizione del nostro prodotto. Sì, sicuramente è giusto quello che dici, perché noi per quanto riguarda lo scaffale ci leghiamo alle grandi marche, invece per quanto riguarda diciamo il prodotto fresco cerchiamo sempre di andare a chilometro zero e quindi di rimanere nel nostro Abruzzo. Grazie a Mr. Marco della Deco. Grazie a voi, alla prossima. Angelo Tristani, che ha molti fan, il presidente del fan club è senz'altro Danilo Daita, che crede davvero in lei, maestro. Emozione per aver calcato chissà quanti palchi, però anche di recente la stessa asse pochi istanti prima che arrivasse Katia Ricciarelli. Beh sì, diciamo la stessa, però esibirsi e presentare i miei tre brani che sono colonne sonore diciamo così davanti alla maestra, alla Katia Ricciarelli, insomma un attimo di emozione c'è, anche se io non sono il tipo. Comunque saluto veramente Danilo Daita che mi ha dato questa opportunità. Anche in futuro ripeto, ho composto 15 colonne sonore per orchestra e coro che è in programma una formazione di questo genere diciamo che si può essere associata alla Richard Kleiderman, musica abbastanza rara in questi momenti. Scrivere di musica è un talento, è un vero e proprio dono. Scrivere di musica in abbinamento a quella che poi diventerà una colonna sonora, quindi a quella che sarà poi una pellicola, ha degli stimoli in più ma anche delle difficoltà importanti. Sì, è vero, ci sono i pro e i contro. Diciamo che sì, noi compositori di questo genere di musica abbiamo, diciamo, il compositore in genere già distinto dalla composizione, però avere già
in mente o visivamente, io che sono molto descrittivo, delle immagini, ecco, appassionati, romantici, ecco, non è semplice, ecco, però ci resta molto utile avere delle immagini, ecco, di questi visualizzazioni di film romantici che noi abbiamo sempre come in mente, ecco. Grazie maestro e molti complimenti. Ok, grazie a lei. Continua la carrellata dei personaggi al nostro microfono. Eccoci con Colancecco della Ranalli Gasperini, un'azienda che si occupa di cose buone. Esatto. Sì, noi ci occupiamo di produzione e con, diciamo, distribuzione di uova dal 1951. Inizialmente mio nonno, continuò mio padre, adesso siamo io e mia sorella, diciamo, a cercare di portare valore alla nostra terra, perché noi trattiamo solo uova abruzzesi, prodotte e consumate in Abruzzo. Matteo, nonostante insomma gli studi che tu hai conseguito, com'è che ci si appassiona all'azienda di famiglia quando è radicata in maniera culturalmente forte di tradizione? Sì, diciamo che non è facile, diciamo, sì, io e mia sorella abbiamo faticato tanto per portare dove siamo, la nostra azienda, il nostro piccolo nome. Sì, noi ci attacchiamo molto, ci piace molto la località, la nostra terra, l'Abruzzo, perché la nostra casa è dove siamo vissuti sempre, e ciò ci ha portato l'idea di creare questa piccola aziendina radicata proprio sui sapori, a riscoprire sapori abruzzesi come quello delle nostre uova, della nostra professione, diciamo. Facile sull'esportazione fino a che raggio quando si parla di prodotto così fresco? Scusami l'ignoranza, ma non sono così esperto. Noi trattiamo appunto le uova a livello locale, quindi in tutto l'Abruzzo, o meglio gran parte dell'Abruzzo siamo presenti anche in alcune grandi catene come la GDO, come al Conad, diciamo, e in tanti altri piccoli punti locali, ok, che trattano sempre di alta qualità abruzzese, sempre nell'ambito alimentare, ecco. Matteo, grazie infinite, alla prossima. Grazie a te, grazie a tutti. Eccoci qua, presa Mariangela D'Aurizio del Pizza Taxi, dov'è che si può gustare una pizza davvero sopraffina. Quante sono le pizze? Quante ricette abbiamo a disposizione? Con quali ingredienti? Allora, buonasera a tutti, sono Mariangela D'Aurizio e sì, le pizze sono tante, però diciamo, il mio cavallo di battaglia, so di questo ti posso parlare, è che è una pizza sfogliata con peperoni e alici, è una ricetta antichissima, quindi già da mia nonna, e sì, con questa prendiamo per la gola un po' tutti. Immagino, perché se è una pizza di più generazioni. Pizza Taxi, il nome è dovuto al fatto che fate anche il domicilio, riuscite a portare la pizza fino a che raggio? Sì, facciamo consegne a domicilio, il raggio, diciamo, per ben chilometri, non c'è un, diciamo, una... Diciamo dintorni di Casal Bordino, dai. Sì, dintorni di Casal Bordino. E sì, il nome è dovuto proprio alla consegna a domicilio gratuita, ci tengo a precisare. E ringrazio sempre tutti i nostri clienti, e grazie. Vedi, Ignazio già si sta disperando, perché noi probabilmente a Chieti siamo fuori dal raggio di pertinenza della vostra consegna. Casalbordino Chieti lo fate? La facciamo, Casalbordino Chieti la facciamo, con un bell'ordine logicamente, ma la faremo. Almeno 20 pizze. Sì, grazie. Grazie Mariangela, però saremo noi a venire da te sicuramente. Grazie a tutti.